Zampa di gallina, poi lingua di pipistrello, coda di raspo. Ma non succede mai nulla in questo pentolone. Ah, sì, manca un poco del mio amore. Ecco. Maledetto pentolone! Buongiorno Merlino, ancora alle prese con la tua magia. Ma cosa hai mescolato in quel pentolone per generare tutte queste esplosioni? Per non parlare poi di questi strani odori. E ridi, ridi. Per te è facile, mia dolce fatina. Tu basta che oscilli questa bacchetta e tutto diventa magico. Io devo andare ogni giorno da Marcel Rospo per avere code fresche e lui mi vuole sempre rinfilare quelle del giorno prima. Per non parlare poi delle zampe di gallina. Sono tutte sempre senza unghie e il dente di drago, il dente di drago, il dente di drago, ecco cosa mancava. Grazie dolce fatina, io vado a prendere. Oh, via! Carino, tutto bene? Ecco, no, non sono fatto niente. Ciao. Buongiorno grandi e piccini, mi avete riconosciuta? Sono la fata turchina e vi voglio raccontare una storia. Lo so che non tutti credono al mondo delle favole, ma io vi voglio svelare un segreto. Il mondo delle favole esiste ed è in ognuno di noi, basta soltanto crederci e tutto diventa reale. Ma so pure che siete come San Tommaso che diceva «Non credo se non tocco col naso». Ma vi posso garantire che il paese delle favole esiste. Il problema è che non possiamo svelarlo a tutti. Buongiorno Fatina, cosa vuoi svelare? Buongiorno a te Grillo, ma nulla Grillo, ma come mai ti vedo così agitato? Eh beh, dopo lo sparocchio che mi ha fatto prendere Merlino. Adesso sarà più facile raccontarti cosa sta accadendo a Pinocchio e al suo destino. Ma cosa dici Grillo, di cosa parli? Io ti ho letto giudice e coscienza di Pinocchio, non di prevedere il suo destino. Sì Fatina, ma io non lo riconosco più. O meglio, è lui che non mi riconosce. Non mi sente, o meglio, non mi ascolta, sono invisibile, o meglio, non mi vede. Calmati Grillo, eccolo, ora gli parlo io. Per mille balene, questo zombie non vuole proprio morire. E no, maledetto, io ti faccio a pezzi. Vedi Fatina, non ci sente. Ciao Pinocchio, cosa stai facendo? Hai visto Fatina? Non ti vede. No, mannaggia, non ho superato il quadro. Ecco, adesso mi prenderanno tutti in giro. Non riceverò più mi piace sui social. Ma certo, perché non ci ho pensato prima? Io posso farmi foto e video qui nel regno delle favole, che nessuno può farsi, e vedrai quanti mi piace. Oh mia bacchetta, tu che mi hai aiutato a dare vita a Pinocchio, voglio che mi aiuti a farmi vedere e a farmi ascoltare. Badabum, badabum, oh mio Pinocchio torna in te quando faccio boom. Badabum, badabum, sono la tua oh mio Pinocchio coscienza. Torna in te quando faccio io boom. Sono la tua coscienza. Badabum, badabum, oh mio Pinocchio coscienza. Torna in te quando faccio boom. Io sono la tua coscienza. Prendi la tua valigia, riempila di magia e viaggia sulle ali della fantasia. Sognare non costa niente, basta solo qualche ingrediente, un pizzico di follia del cuore e della mente. Immagina un mondo nuovo con tante giostre sospese in volo, colline di cioccolato, nuvole di zucchero filato. Inventa un mondo diverso, un luna park fino all'universo, le stelle di caramelle, i pianeti come di tanto affetto e vai donando amore e rispetto.
sognare possono tutti, sia cattivi e sia brutti. Fai come la natura, dà sempre i suoi frutti. Immagina un mondo strano come un circo al contrario.